Ciao a tutti amici, sono qui oggi per questo speciale blind run, possiamo chiamarlo così, in cui reagirò, vedrete la mia reazione agli appuntamenti, agli altri appuntamenti rispetto a quello che io ho avuto nella mia blind run di Final Fantasy VII Rebirth, quello con Tifa, come avrete visto. Con New Game Plus c'è la possibilità di forzare gli appuntamenti e quindi farò così per rivivere quel momento con i vari altri personaggi con i quali possiamo appunto vivere l'appuntamento. A cominciare ovviamente dall'altra scelta, dall'altra romance, se così si può dire, ovvero con Iris, per poi passare a Yuffie, che mi hanno detto essere molto interessante, e poi agli altri, quindi Sid, Vincent e Kate Sid. Beh, ci sono anche Barrett e Red, ovviamente. Quindi li farò tutti e in questo video vedrete la mia reazione e commenteremo insieme questi appuntamenti che sicuramente aggiungeranno lore e informazioni, perché tutto lo fa ormai in Rebirth. Senza ulteriore indugio, direi di iniziare. Sarà mai? Ovviamente essendo forzato lo sapevo. ねえ、寝てたでしょ。枕の後ついてる。ああ。ね、もうすぐダブルスが始まるんだって。チケット手に入ったんだ。見に行ってみない？あと、今ね、ゴンドラがカップルタイムなんだって。カップルって、あのカップルか。はてさて。 どのカップルでしょう？他の連中は？ちょっとだけ忘れる？行こう。Aggressiva da morire, Iris. In senso buono, ovviamente. Scendiamo, scendiamo, andiamo via dal quarto piano. Chi saresti tu, Iris? Claudio non si è accorto di nulla, ovviamente. おめでとうございます。ご自分で歌われますか？え？どうしても行くの？大好きな人たちが待ってるんだ。わからない。わからないけど。でも絶対に死なないで。もちろん、ここに帰ってくるよ。 約束なんかなくても待っていてくれる人がいること、俺は知ってるから。こんな体験、人生変わっちゃうね。だろうな。 Ok, questa è la parte che realmente cambia, perché ci dà informazioni diverse. Vai. Tra l'altro io ho messo finale invariata nelle opzioni, quindi immagino che sia il finale con tutto, no? Come se io avessi la simpatia al massimo. Cosa che comunque con Iris so. Barrett mi manca ancora della roba da fare. Che differenza con Tifa già. Ripeto, che differenza! なんだろう、これ。
Chissà se gli dirà Cloud ti sto cercando, ma Iris sono qui. Scus. Ok, questa gag è stata divertente. Aremite. Dai, hakuryoku. Chocobo no ue wa konna mono ja nai. Sasuga wa keikensha. Cloud ti sto cercando, Anatania Itai. Esatto. Ore wa koko ni iru. Demo ne. Na, Tifa kara kiita ka? Sono. Aeris, ano ne? クラウド、ザックスのことを思い出したみたい。5年前のザックス。え？なんだろう。特別なこと話してないと思う。Mentre entrambe。そうか。何もしていない。明日頑張ろうね。スラムの時みたいに。あ。Carino. Carina anche la conclusione. In pieno nel carattere di Iris. Totalmente coerente. Carino. Mi piace che ci sia, a differenza di quello che tanta gente crede, mi piace che ci sia spazio al fatto che comunque Iris ha effettivamente un interesse romantico nei confronti di Cloud. Poi che Cloud non ce l'abbia o non capisca che cavolo stia succedendo nella sua testa è un altro discorso, però Iris ha effettivamente un interesse nei confronti di Cloud, sicuramente alimentato dal fatto, appunto, come dice lei stessa, che inizialmente, senza ombra di dubbio, ancora oggi, per forza di cose, ci rivede Zack. Però è bello che lei lo abbia detto, no? Che lo abbia dichiarato e che lo dica, e che dica che adesso è diverso. Poi che sia per autoconvincersi o no è un altro discorso. Anche perché a Gonkaga l'ha detto palesemente che è ancora innamorata di lui. Quindi, Zack.
Quindi sì, secondo me si vuole autoconvincere anche per lasciarlo andare, giustamente. Bene, quindi questo era quello di Iris, vediamo i prossimi. Quindi effettivamente c'è un qualcosa in più, se non si mette in variata. Ho fatto bene a ricaricare e a riprovare. C'era quella parte in più. Cambia poco, però. Carino vederla. Yo. Nanda? Onimu datta ga? Nani ka atta no ka? Shibai ga hajimaru nda. Loveless. Chiketto o moratchimatte yo. Jesse ga dete ta shibai da kara mite o. 一緒にどうだ。どうせ暇だろ。どうして sì, non vedo l'ora di farmi un giro sulla gondola con Barrett. Scherzi? Sono molto curioso. Sono sincero, non mi ricordo cosa si dicevano nell'appuntamento originale. La faccia di Cloud, madonna. Chocobo Barre si ricompone subito, sia mai. Strano che non dica che vorrebbe portarci Marlene o che Marlene fosse lì. で働くことが嫌になっちゃって。かといってやりたいことがあるわけでもなくて、プラプラと遊び回ってたんだよ。そんな時さ、ミーナと知り合ったのは、一目惚れってやつだ。財布は全く相手にされなくてよ。一人前になってから出直しておいてぼうやってなもんよ。 それからは心を入れ替えて働いたぜ。ミーナに認めてもらえるように最初のデートは遊園地だったな。と言っても
ここみたいなでかいとこじゃなくて、こじんまりとした移動遊園地さ。木でできたチョコボに乗ってぐるぐる回されてよ、ゲラゲラ笑い合ったよ。ベラね。俺の自分語りなんてつまんねえよな。今さら。あんたはいつもそんな感じだ。マクラウド。とにかく、お前も運命の相手を見つけたら絶対逃がすんじゃねえぞ。ねえ、どっちだよ。な。何の話だ。お前は考えすぎなんだよ。その上後ろ向きと来てやがる。だから動けなくなっちまう。もっとガーッと行かねえと。ファンタスティコ。あんたは考えなさすぎる。ファンタスティコ。Lo sguardo di Barrett totale. Quanto fatto bene. 俺たちいいコンビかもな。かもな。Mezzo sorrisino Claudio ha fatto.もし思いがあるならしっかり伝えておけよ。後悔しないように。ああ。話聞いてくれてありがとう。Carino. 明日は思いっきり暴れてやろうぜ。ああ。Carino, carino. Yeah. Ah, ne te ta? Come ha bussato?からさ、ここにいるのかと思って。俺だけだ。そっか。あ、お芝居を見てみたいんだけど、ついてきてもらっていい？チケットもらったんだけど、ほら、オイラだけだと入れないかもしれないから。わかった。やった。Vediamo, vediamo com'è con Red. Non vede l'ora Red. Guarda com'è contento.È preso benissimo, è proprio un bambino. Ma... Ok, qua si sta un po' comportando come un cane, eh.Come si diverte.
なんだ。あのね、聞かなかったことにしてほしいんだけど、ミッドガルにいた時、エアリスとオイラは未来を知ってたんだ。ああ、そんな気がして。Conoscevamo il futuro, ha detto. 今はもう違うのか。うん、もう知らない。ミッドガルを出る時、フィーラーに奪われたんだと思う。そうか、運命の番人だったよね。お前がそう言ったんだ。そうだっけ。あいつらのことも忘れちゃうのかな。別にいいさ、運命なんて気にしない。気にしようがない。そうだね。でも一つだけ忘れないでほしいことがあるんだ。エアリスを守ろう。うん、エアリスを守ろう。このことを忘れちゃいけないってことしか覚えてないんだ。じゃあ、なんだ。誓いの握手。柔らかいんだな。ん？いや、なんでもない。I poppatrelli! E lo faccio sempre anch'io al mio gatto. Schiaccio i polpastrelloni. Carino. Perché? Perché con questa voce? Bipolare. Carino questo di Red. Sicuramente non importante come altri, non emozionante come altri, ma carino. Yuffie è il prossimo. Eccola. いや、面白そうなステージがあるんだよね。チケットもらったし、付き合ってくんない？明日はユフィも重要な戦力だ。休んだ方がいい。分かってるけど、このままだと興奮して眠れないから、いっぱい遊んで疲れないと。ステージ見てゴンドラ乗って乗る気か。シッシッシ、クラウドここんとこすぐ暗い顔するからさ。Yuffie ちゃんが何とかしてやろうと思って。Ma in che senso, Yuffie? Su via. Perché devi tirarci su tu? Oh yeah. Lei come Red. Dovevano andare lei e Red insieme. Madonna, quanto sei teatrale, Yuffie. Che interpretazione. Tifa a svegliarlo. C-
che cretina, madonna. È troppo scema, Yuffie. Cinquantesima volta che sento sta canzone e sempre mi commuove. Yuffie è una cretina, comunque. Questo lo possiamo confermare? Lo confermiamo. Sì. Vediamo, me l'hanno tanto decantato con l'appuntamento con Yuffie. Pare che sia bellissimo. Ma qual è l'addestramento? Infatti. Ah... Addestramento per non soffrire mal di mare? Ah no, addestramento per un appuntamento. Forse. O magari per... Madonna quanto l'ha fatta girare. Viene mal di mare soltanto a me. Forse addestramento per per boicottare la Gold Saucer. Il Gold Saucer, la Gold Saucer. Infatti. Tumpi tumpi? Si è accorta che Cloud è belloccio per caso? Romanzo, ma neanche. No, perché non parla con Yuffie. Attenzione, ci rimane male. No, la cotta d'infanzia. Sì, sì, sì. Zack. Che bel riferimento a Crazy Score, cavolo. Bello davvero. ん修行恋
恋なんて俺には分からない。ああ、残念な私たちだね。 Mi ha dato un bacino sulla guancia. Bellissimo, davvero. Sì, è decisamente il più bello questo qua, eh. Purtroppo Yuffie. Bello, bello, davvero, commovente. Bellissimo l'appuntamento con Yuffie. È assolutamente il più bello che ho visto finora. Davvero è il più bello perché aggiunge davvero tanto. Soprattutto al personaggio di Yuffie. Wow. Tutti gli altri, guardali. Ahiene. 辛辣繋がりか È un raduno di ex dipendenti, veramente. Effettivamente sì. A posto siamo. Una serata tra uomini. A posto proprio. Madonna, è davvero un'uscita tra ex dipendenti. Oddio, ex, Riv, insomma, eh. Anche Sid fino a prova contraria, dove in teoria lavora ancora per la Shinra. Tutti quanti, sì. Siamo in quattro. Tutti qua per lo spettacolo. Allora, vediamo l'appuntamento con questi. Con questi tre. Ma non so proprio cosa aspettarmi. E come no? Beh, si può girare il robo. Che vince che fa? Dai, vai, vai. Tada noru dake da yo. Sumanne. Soujū gan tsukero e. Handoru wa aru mitai ya kedo. Kodomo damashi ya. Ma ma. Keshiki wo tanoshimimashou. Ci prova Riv.
meno male che non hanno gli smartphone, perché sennò sarebbero lì tutti a guardare loro. Yeah, sbadiglia. Manco per i fuochi d'artificio, un minimo, si desta. Sì, intendo, gli altri due, vabbè. Ma... questo dorme, vabbè. Ma dorme veramente. Russa fortissimo Vincent comunque. Madonna che fail questo appuntamento. Failissimo. Povero Riv. Madonna che fail. Ma del resto questo qua è quello che normalmente nella storia ti capita, sei in una percentuale bassissima con chiunque. È praticamente impossibile farlo. Quindi giustamente è un premio, no? Tra virgolette, anzi una punizione per chi ha fatto schifo con tutti. Bene signori, questi erano tutti gli appuntamenti al Gold Saucer. Devo dire che sono tutti interessanti, alcuni di meno, altri di più. Sono tutti, per quel che mi riguarda, canonici, nel senso che è come l'appuntamento notturno a Midgar, no? Se io dovessi scegliere il mio canonico, ovviamente rimane quello della mia blind, non perché era nella mia blind, ma perché è proprio il mio canonico, l'è sempre stato, ovvero quello con Tifa. Devo dire che il più bello appuntamento, mi ha sorpreso tantissimo, è effettivamente quello di Yuffie, perché aggiunge un botto di lore, aggiunge tantissima profondità al personaggio di Yuffie, e il collegamento che c'è stato con Crazy Score l'ho trovato meraviglioso, davvero fatto ad arte, davvero bellissimo. Alla fine lei, ripensandoci, quando diceva un allenamento, probabilmente si riferiva al fatto dell'appuntamento stesso e che magari ci sarebbe voluto andare col suo primo amore, no? Con il ragazzo di cui è convinta di essere innamorata, ovvero Zack. Ma è bellissima, è stato veramente, veramente bello quello lì. Comunque tutti belli, alcuni divertenti, altri romantici, altri emozionanti, tutti di qualità comunque eccelsa. Vabbè, a parte quello con i tre ex dipendenti della Shira, che vabbè, appunto come dicevo, è una punizione per chi avesse dovuto fare relazioni pessime con tutti per tutto il gioco. Mi chiedo come sia possibile arrivare al capitolo 12 in queste condizioni. Ad ogni modo è interessante anche quello, è divertente più che altro. Gli altri tutti molto interessanti. Ditemi cosa ne pensate voi degli appuntamenti, qual è stato il vostro preferito e perché nei commenti qua sotto. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un pollice su, a iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e attivare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Anche per oggi è tutto e quindi io vi do appuntamento al prossimo video. Gianni!